Ciao amici, oggi vi porto a immergervi nella storia della Lessinia. Entriamo in questo portale che rappresenta l'ingresso del fienile dove qui veniva accatastato il fieno, da quei buchi là passava l'aria, eccoli là, che servivano per asciugare il fieno che veniva accatastato qui dentro. E questo ambiente che abbiamo recuperato la copertura, abbiamo rifatto le strutture con questi tronchi in abete, quella parte là, questa parte qua. Abbiamo tolto le pietre, le abbiamo smontate, catalogate, messi i tronchi e poi riposizionate. Sono dei pezzi monolitici in pietra, in lastre, proprio della Lessinia, e qui sopra abbiamo ricreato la classica teda cimbra e l'abbiamo isolata con la canna palustre, qui adesso non ho neanche un pezzo, e la fibra di legno. Qui invece abbiamo un pezzo del muro divisorio all'interno della casa. Questo muro ha 144 anni, come vedete, come faccio vedere spesso, si è conservato molto bene. Questo solaio dove cammino ora è stato rifatto nuovo con delle travi in legno lamellare e isolato con la paglia. Sotto qui abbiamo un altro ambiente che era la stalla vera e propria, dove dentro c'erano gli animali, e sotto faremo un'unità espositiva, e qui sopra probabilmente uno spazio per lavorare, una sorta di ufficio, in modo da lavorare qui dentro in questo ambiente silenzioso.